Siamo a Passo Tomarlo e stiamo già scendendo perché sostanzialmente non c'è una cippa di minchia. Ciao Tracer. C'erano due passi nel raggio di non so quanto, non tanto comunque, nel giro di 10 minuti di strada. E noi adesso dobbiamo scendere il Tomarlo, credo di sì. E poi non so se facciamo autostrada da Chiavari, alla fine, cioè quest'anno è già la seconda volta che becco Chiavari come meta intermedia, diciamo. Comunque, come la Cisa, ragazzi, non ce n'è. Scende a Bobbio. Ho finito il pezzo d'asfalto decente. Se vuoi farti due curve fatte bene una dietro l'altra, non puoi. Ok, qui si fa la pappa. Momento pappa. La felicità del partire e arrivare con il sole e ripartire che sta piovendo. Ma non è vero, non dire stronzate. Ma sta piovendo! Thank you.
mostrarvi solo quelli, ragazzi, perché è veramente, non ci si può credere di quanto sia brutta la strada che abbiamo deciso di fare oggi. Guardate qua. E purtroppo te la GoPro sicuramente lo rende, le voragini che ci sono per terra. Guarda che giuda, sono stanca, morta, mica per la strada quanto per le buche. Cioè, in confronto il ritorno della Cisa, cioè la parte brutta della Cisa, è una pista. Ah, l'unica cosa che mi dà gioia è il rombo del MIV. Guarda qua, guarda qua! Non ci si può credere, ma che è enduro! La prossima volta che faccio sta strada vengo su con una moto da cross. Mi fanno male le gambe! Quelle fanno slittare la gomma davanti se ci vai sopra, quindi porca merda. L'hai visti all'ultimo? Il pano ramaci voleva, dopo tutta la stanchezza, le pigne di merda. L'asfalto del fossero tenute bene, ma sai che divertimento. E invece no. No, senti, ma te un po' stai in mezzo alla strada. Se non ho letto male, non sono totalmente rincoglionita, cosa che potrebbe anche essere possibile visto che ho fatto 300 km. Vabbè, finora siamo a Lavagna. Siamo a Lavagna e stiamo cercando un posto per fare attività sociali, cioè fare le foto. Beh, e ovviamente non conoscendo nessuna di queste città, non abbiamo la più pallida idea di dove andare a fare attività sociali, cioè avvicinarci al mare in sostanza. Anche se queste palme mi dicono mare. Ecco qua, se mi seguite su Instagram vedrete che io ho fatto la foto su quella rocciona lì. È bellissimo, bellissimo sto posto. Risaliamo. Tranquilli. Ok, è un momento bere adesso.